Buonasera, buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con Terzo Tempo Live, 17esima sconfitta stagionale su 30 partite per il Pescara, battuto anche a Vicenza. Finisce 1-0 il gol che ha deciso questa partita al 13esimo del secondo tempo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Meggiorini, classe 85, 11esimo gol in questa stagione, colpo di testa, si è staccato dalla difesa e ha girato imparabilmente le spalle del portiere Vincenzo Fiorillo. Pescara inguardabile sotto tutti i punti di vista. Buonasera intanto a Fabio Ferraresi in attesa di un altro ospite, ciao, ovvero Ivan Tisci, che avevo già abbiamo preannunciato ieri. Fabio, inguardabile. Abbiamo lasciato la seggiola, sì. Così oggi gli diamo un po' di... un po' di responsabilità. Sì. Beh, il Pescara sicuramente è stato involuto rispetto alle ultime due partite. E io continuo a dire, e lo dico dall'inizio, che la propositività e un po' di coraggio sicuramente avrebbero pagato un po' di più in questo campionato. E ti faccio subito una considerazione molto semplice, Massimo. Il Vicenza, non ci vuole uno scienziato per dire che sia una squadra normale, che non ha giocatori sulla carta o più forti del Pescara, però ha 15 punti in più, se non sbaglio, in classifica, e 15 punti in più perché ha fatto un campionato cercando comunque di proporre quelle che sono le proprie caratteristiche, cercando di sfruttarle al massimo, e alla fine questo ha pagato, perché poi avrà cambiato spesso anche gli interpreti, il mister Di Carlo, che sicuramente è uno dei più esperti della categoria, ha fatto ruotare il suo potenziale offensivo, è stato rinforzato magari anche con qualche acquisto a gennaio, però ha cercato sempre di provare a fare qualcosina lì davanti, e oggi si è visto che come la palla arrivava solo a tre quarti era una squadra organizzata, che aveva delle giocate comunque predeterminate, che si sapeva muovere, che comunque quando la palla arrivava là era pericolosa, sia sui cross sia su qualche fraseggio tra le linee, cosa che il Pescara purtroppo quest'anno, e mi rammarico di questo perché il mister Grassadonia aveva cercato di invertire un po' la rotta sotto questo punto di vista, non lo so se sia stato condizionato dalla partita con l'Ascoli, perché il risultato, come hai detto prima tu a microfoni spenti, sicuramente ha lasciato strascichi, ha influito, però la rotta che doveva continuare a seguire secondo me era quella, al di là di giocare a 4, a 5, a 6, a 7, e giocare con giocatori che comunque riuscivano a determinare qualcosina, quindi parlo di una mezzala di qualità, parlo di attaccanti, parlo di giocatori che provano a fare qualcosa durante la gara. Invece oggi si è consegnato, te l'ho detto prima che iniziassimo la trasmissione, ha detto oggi ci consegniamo. Cioè, atteggiamento completamente passivo. Sì, i primi 20 minuti siamo stati fortunati a non subire gol, anzi addirittura abbiamo avuto anche una palla poi con De Sena su un cross di Masciangelo, però è difficile. Zero tiri in porta. È difficile fare risultato con questo tipo di gioco. Assolutamente, non si vince un contrasto, non si marca in area, soliti problemi, soprattutto nel primo tempo, nei primi 30 minuti abbiamo visto questo. E poi insomma, quando non pareggi, secondo me, io do un elemento in più, la carica agonistica, beh, insomma, viene meno tutto. Io credo che il Pescara, Massimo, abbia troppi giocatori sul viale del tramonto, è brutto dirlo, e alcuni giocatori che non sono pronti per fare la categoria, io lo dico dall'inizio. È difficile per me comunque criticare giocatori importanti, perché non è mai bello da ex calciatore attaccare qualcuno, però non voglio fare nomi, che non è mai bello, però il Pescara c'ha forse qualche giocatore in prestito che sta tirando indietro la gamba, visto il trend di questo finale di campionato, e qualche giocatore che fa fatica a tenere i ritmi di questa Serie B, che comunque sono ritmi importanti dal punto di vista fisico. Troppi giocatori in prestito, sarei dire, mi pare 18 o 19. 16 e 2 minuti in diretta su Rete 8 Sport. Andiamo all'esterno dello stadio Menti di Vicenza dal nostro inviato Paolo Durante. Paolo, buonasera.
Buonasera Massimo, a te, al tuo ospite Fabio Ferraresi, naturalmente ai telespettatori. Qui fuori è una bella giornata, splende il sole, però purtroppo in campo abbiamo visto ancora una volta un Pescara davvero opaco, per non dire passivo, in quella che doveva essere invece la partita forse più importante di questo, di questi ultimi tempi. Insomma, è un Pescara che non si è liberato per niente delle scorie viste anche contro l'Ascoli, un Pescara molle, un Pescara che non riesce proprio a vincere tanti contrasti, è un Pescara che purtroppo si allontana sempre di più, non dico dalla salvezza, che a questo punto quella diretta è diventata una chimera, ma si allontana ancora dalla zona play-out. Viceversa, il Vicenza con questa vittoria per 1-0 in pratica archivia quasi definitivamente la pratica della salvezza. Rapidamente il film della partita. Vicenza batte Pescara 1-0, primo tempo quasi tutto in mano alla squadra di casa. Al decimo minuto c'è una traversa clamorosa colpita da Lanzafame, che si ripete due minuti dopo con una conclusione molto potente che esce di un niente. Al diciottesimo, gran tiro di Giacomelli, sfera di poco al lato. Al ventunesimo si vede per la prima ed unica volta in questo primo tempo il Pescara con un colpo di testa di De Sena, che sfrutta un traversone di Masciangelo dalla a sinistra. Poi però ancora Vicenza al trentesimo, un gran bel gesto tecnico da parte di Meggiorini, la sua girata però è leggermente alta. Tre minuti dopo ancora Meggiorini ci prova a pungere il portiere Fiorillo, ma da pochi metri, sugli sviluppi di un corner, alza troppo la mira. Il primo tempo termina in pratica qui. Poi nella ripresa non ci sono subito dei cambi, però il Pescara ne fa uno al settimo minuto, entra Maestro al posto di Busellato, che mi sembrava in quel momento forse l'unico interditore nel centrocampo del Pescara, mentre il tecnico Di Carlo fa entrare Van de Putte al posto di Giacomelli e Nalini al posto di Zonta. Il Vicenza la sblocca al tredicesimo con Meggiorini, che di testa raccoglie proprio un cross di Beruatto. Poi sempre Meggiorini al ventitreesimo, in ripartenza viene murato dalla difesa del Pescara. Ci sono altri cambi, Grassadonia le prova davvero tutte per cercare di raddrizzare una partita che sta sfuggendo di mano. Al ventottesimo entrano Galano e Nzita, Galano prende il posto di Bellanova e Nzita di Masciangelo. Al trentunesimo però è ancora il Vicenza a farsi minaccioso con una conclusione centrale di Luca Rigoni, il fratello di Nicola che gioca nel Pescara, però il tiro viene parato. Al trentacinquesimo ancora Vicenza in avanti con una conclusione centrale di Agazzi, blocca senza troppi problemi Fiorillo. Poi ultimi cambi in casa Pescara, escono Gut e esce Gut ed entra Omeonga e poi entra anche Vokic al posto di Giannetti. Il Pescara non si è visto in questo secondo tempo se non in pieno recupero, con un'altra occasione potenziale per pareggiarla, almeno sempre con De Sena che raccoglie in area un pallone, però il suo tiro risulta troppo centrale e anche troppo debole. Dunque al Menti il Vicenza ha battuto il Pescara per 1-0 grazie alla rete realizzata nel secondo tempo da Meggiorini. Ricordo anche Massimo che ora ci sarà un turno di riposo previsto per gli impegni delle nazionali. Il Pescara alla ripresa venerdì 2 aprile ospiterà l'Adriatico Cornacchia, il Pisa. Naturalmente siamo all'esterno dello stadio, da quella porta che vedete dietro di me, la Porta Rossa, dovrebbe arrivare un dirigente del Pescara. Sappiamo che il presidente non è qui a Vicenza, ma dovrebbe arrivare ai nostri microfoni anche per
per spiegare un po' la partita e anche il clima che si respira non certo buono all'interno dello spogliatoio, il direttore Bocchetti, il direttore sportivo. Per il momento ti restituisco la linea, Massimo, per riprenderla non appena ci sarà Antonio Bocchetti al microfono. Perfetto così, grazie, grazie al nostro inviato Paolo Durante all'esterno dello stadio Menti di Vicenza, che Ivan Tisci, buonasera Ivan, conosce molto bene perché ci ha giocato, doppio ex, una stagione, sei presenze in Serie A da ottobre 98 a fine campionato, sei presenze in Serie A, prima c'era Colomba, poi Edi Reia, hai giocato con Di Carlo, sì, attuale allenatore del Vicenza, c'era anche Palladini, c'erano Palladini, Di Cara, no? Sì, mi pare. Ottavio era l'anno in cui Palladini purtroppo si infortunò, si fece male e io andai lì nello scambio con Pasquale Luiso che venne poi a Pescara, ci fu anche per il Pescara un'annata importante, poi infatti finì non bene, però comunque sono passati un po' di anni, speravo di tornare per riuscire a commentare magari una partita diversa, soprattutto un risultato che avrebbe aiutato un po' il Pescara in questo cammino verso questa salvezza sempre un po' più difficile. Invece la solita solf. Ma più che solita solf direi che ho visto anche oggi una partita in cui il Pescara ha subito l'avversario. Capisco che giocare in una condizione in cui ti trovi, quando ti trovi in quella posizione di classifica, non è mai semplice, però c'è da dire che anche oggi, come era successo anche con l'Ascoli, soprattutto nel primo tempo, il Vicenza ha dimostrato di avere quella verve in più, al di là poi dopo degli aspetti dei tatticismi, dell'aspetto tecnico o tattico di cui si può stare cioè più a senza parlare. Cariche agonistiche soprattutto, no? Io ho visto una squadra sicuramente timorosa e anche con poca carica agonistica. Ora posso capire la tensione, l'aspetto anche nervoso, no? Quando si affrontano certe partite in cui i punti diventano pesantissimi, però un qualcosina in più ci si aspetta, perché per cercare di fare questo, tra virgolette, chiamiamolo così, miracolo, bisogna sicuramente usare qualcosina in più e provare anche a giocarsi le partite in maniera diversa. Purtroppo non è stato così. Dai. Assolutamente. Tra l'altro era una partita chiave, secondo me, sotto il profilo psicologico. Mi rivolgo anche a Fabio. Dopo la botta tremenda, no, della sconfitta interna con l'Ascoli, per verificare la tenuta mentale e la capacità di reazione. Sotto questo profilo, purtroppo le risposte sono state inesistenti. Sì, però poi Massimo, quando si cerca di intraprendere una certa qualcosina di diverso e tu comunque hai fatto due partite secondo me bene, perché al di là dei risultati hai fatto bene quando hai giocato con quell'altro tipo di atteggiamento, poi con l'Ascoli hai perso all'ultimo minuto, in 10 si può disquisire su qualche cambio alla fine, però avevi intrapreso un altro tipo di strada e cambiare sicuramente non hai dato un messaggio alla squadra di sicurezza, di voglia di continuare su quel percorso. E quindi tu sei coerente, no? Ma perché sì, è giusto, perché io sono coerente con quello che dico dall'inizio. No, lo sai perché ti dico questo? Perché ieri Grassadonia, proprio a una mia precisa domanda, ha risposto testualmente: non ci possiamo permettere, questa squadra non si può permettere un interno di qualità con tre attaccanti. Massimo, io vengo qua dalla prima giornata, no? E commentiamo dall'inizio del campionato e determinate partite. Io credo che il Pescara ha visto nelle ultime due gare, al di là che si è giocato a 4, perché non voglio dire che sia quello il merito, però ho visto un Pescara propositivo, almeno che ha creato delle palle gol, che era in partita, che cercava di sfruttare le proprie caratteristiche, che ha giocato con dei giocatori di qualità che possono determinare un certo tipo di risultato senza subire, senza aspettare. Mi sarei aspettato da lui, visto che comunque l'aveva fatto, di proseguire su questo trend. E ti ripeto, ai giocatori non dai un bel segnale. Oltretutto, a 8-9 giornate dalla fine, dove tu sei laggiù in fondo e devi cercare almeno di fare quart'ultimo. E l'atteggiamento, come ha detto poco fa Ivan, non è quello per provare a risalire la china. Assolutamente. Ivan può aver lasciato però il segno Questa sconfitta interna con l'Ascoli martedì scorso proprio all'ultimo secondo? Beh, diciamo che se poi dopo ogni sconfitta in questo momento si pensa a quelli che possono essere gli strascichi, che chiaramente sarebbe anche quasi finita la stagione. Io credo che come
come sempre ribadisco, la Serie B è un campionato particolare. È vero che sì, che è lungo e che ci sono ancora delle partite e tutto può accadere, perché chiunque può cambiare la posizione di classifica in base a un filotto di partite. Ovvio che se il trend è questo si comincia a far fatica, ma mi voglio anche un po' allacciare a quello che ha detto Fabio, perché al di là del fatto che poi io credo che ormai da inizio anno prima un po' la colpa si era data a Massimo Oddo, poi si è data a mister Breda e adesso c'è Grassadogna. Io credo che al di là della conduzione tecnica qua ci sia proprio un aspetto di quello che è l'organico nel complesso e di quello che sta dimostrando di questa struttura squadra, proprio al no? di là, al di là, delle, al di là della guida tecnica. Poi la guida tecnica, come dice Fabio, può fare le sue scelte in base a quello che vedete durante la settimana. Io credo che sì, sicuramente il fatto di giocare a 4 dietro ti dà la possibilità di giocare con un giocatore in più nel reparto offensivo, e in questo momento invece di avere due giocatori o averne tre, per quello che sto vedendo io, non mi sembra una squadra in grado di coprire bene e occupare bene la metà campo avversaria, perché comunque De Sena, che è l'unico che in queste partite è stato tra virgolette pericoloso con qualche inserimento, ne ha fatto oggi uno nel primo tempo su un cross di Masciangelo, però è poca roba, perché solo due attaccanti lì davanti, i quinti oggi nel primo tempo solo a sinistra, il Pescara è stato tra virgolette bravino nel riuscire ad arrivare qualche volta, a destra mai. E quando giochi contro una squadra, a volte Fabio dice giustamente il modulo, però ci sta pure la strategia, no? L'allenatore magari la prepara in base agli avversari. Loro oggi hanno giocato il primo tempo con un 4-3-1-2 e ci può anche stare a giocare con i quinti. Dovresti sfruttare l'ampiezza, non è stata quasi mai sfruttata, non si ripartiva quasi mai, un paio di volte con Masciangelo. Quindi credo che poi al di là del modulo siano tante le cose. Io credo che in questo momento quello che vedo che manca, e lo dico anche un po' da tifoso, non vedere la voglia di provare a osare per agguantare questi oggi play out. Assolutamente. Quello non lo vedo. Diciamo che è sembrata scarica oggi la squadra, no? In generale, sintetizzando. Ivan è andato sull'aspetto della fase offensiva giocando con la difesa 5. Io invece mi riferivo, quando criticavo, più che altro alla fase difensiva, Massimo, perché noi è dall'inizio qua che diciamo che il Pescara ha delle carenze, no? Quando la squadra avversaria propone, attacca, che fa fatica a tenere certe distanze, che fa fatica a non subire gol. Oggi la difesa 5, giocando contro un 4-3-1-2, secondo me non ha senso. Non ha senso perché i quinti praticamente sono due giocatori che stanno sulla linea difensiva, ma sono sprecati perché non marcano, loro non hanno esterni, no? E visto che siamo una squadra che comunque, giocando con un centrocampo muscolare, anche oggi Memusciai, Busellato, De Sena, fai capire bene, no? Scelta conservativa. Il piano partita, come diciamo noi, è una partita di ripartenza, una partita di gamba, una partita sulle seconde palle. Non è una partita che tu vuoi provare ad impostare, a fare gioco, almeno sulla carta, no? Per quelli che sono i giocatori che schierato. I quinti come li inneschi se tu comunque non fai gioco? E quindi io la critica la facevo alla fase difensiva, che oggi giocare era l'occasione propizia, secondo me, per continuare a dare un po' di continuità e per usare un po', dai, a quel tipo di atteggiamento che aveva avuto nelle ultime due partite, visto che loro giocavano senza esterni, con Giacomelli, che è un giocatore sì che giocava a tutto campo, ma che lo poteva assorbire tranquillamente un mediano, una mezzala, perché si abbassava tantissimo, e tu ti giocavi tranquillamente un 2-2 contro Meggiorini e Lanzafame, e ci avevi due esterni che eventualmente potessero fare una diagonale per stringere e darti una mano. Questo dico. Diciamo che insomma sono passate 30 giornate e mi pare che la fotografia sia chiara di questo Pescara, un Pescara che non sa difendere, perché purtroppo la verità, il dato di fatto mi pare acclarato, anche perché la peggiore difesa del torneo con 47 gol se non vado errato, insieme con proprio Reggiana e Dentella, ma una squadra che non sa neanche pungere perché ha fatto soltanto 22 gol. I numeri non mentono mai, Ivan. Assolutamente, credo che hai detto tutto quanto tu. Soprattutto l'aspetto dei gol subiti è determinante per una squadra che punta a salvarsi. Credo che mi insegnavano sempre, innanzitutto pensiamo a non prenderle, poi magari per far gol a volte ti può anche bastare la zampata o la palla inattiva o la giocata individuale. In questo momento credo che manchi un po' tutto, quindi i numeri sicuramente non sono a favore del Pescara, e credo che la classifica rispecchia un po' tutto questo.
pesantissimo commentare purtroppo queste partite, ma ormai siamo abituati. Purtroppo a Monza il Venezia è in vantaggio 1-0. Vediamo un po' il quadro degli incontri, perché si sono disputate finora 4 partite, una in corso d'opera. Ieri invece lo 0-0 tra Ascoli e Cremonese, il pomeriggio di oggi Empoli-Entella 1-0, ha deciso Casale mi pare nei primi minuti della partita, poi l'Entella comunque ha cercato di reagire. La partita tra l'altro è durata 98 minuti, 8 minuti di recupero, e comunque il risultato ha riso alla capolista di questo campionato, l'Empoli di Alessio Dionisi. A Frosinone, attenzione, Lecce batte Frosinone 3-0. Il Lecce, dopo aver pareggiato a Pescara giocando una brutta partita, dopo aver pareggiato la settimana dopo con l'Entella in casa, ha infilato 4 vittorie consecutive realizzando 14 gol in 4 partite. Insomma, ha cambiato decisamente passo. Oggi doppietta per Coda, che è arrivato, se non vado errato, a quota 19 nella speciale classifica riservata ai cannonieri del campionato di Serie B. Il terzo gol firmato da Pablo Rodriguez, che è un giovanissimo attaccante spagnolo, arriva dalla cantera del Real Madrid, molto interessante. Credo che abbia segnato finora 6 gol, classe 2001. Reggiana Cosenza 1-1, in vantaggio prevedibile secondo me questo risultato, in vantaggio la Reggiana con gli Ozzi, il Cosenza con gli Ozzi, Gliozzi che dir si voglia, settimo centro in questo campionato per il classe 95. Il pareggio di Varone trascorsi nel Chieti, lo ricordiamo, classe 92, nella stagione 2015-2016, tra l'altro in Serie D, segnando ben 13 gol. Il Vicenza ha battuto il Pescara, come sapete tutti, al 13° della ripresa, la rete che ha deciso il match, firmata da Meggiorini. Il Venezia ha raddoppiato, mi dice Ivan, con... Non si vediamo, sa ancora, perché qua tu hai il computer più... No, io sono collegato col campo. No. Ah, ecco, sei collegato col campo, perché mi sembrava strano. Comunque, 2-0, prendiamo per buono quello che ci stai dicendo. Vediamo, arrivare. Monza-Venezia, sì, infatti, confermato. Aveva segnato Aramu doppietta. Per il Venezia al sesto, quindi doppietta di Aramu. Questo è un giocatore che, insomma, fa la differenza, secondo me, in Serie B. Che ne pensate? Facciamo una rapida digressione. Ah, sta facendo un ottimo campionato. Si sta consacrando il dire su di lui, no? Il gran dire. Che comunque è un giocatore che ha potenzialità. Quindi quest'anno nel contesto di Venezia con Zanetti sta trovando una grande continuità, e credo che sia uno di quei giocatori che, come hai detto te, in B possa fare la differenza. Assolutamente. Scuola Torino, classe 95, non è, insomma, è ancora giovane, se vogliamo, nel pieno della maturità, deve compiere 26 anni. Fabio, ti piace Ramon? Beh, sì, un giocatore che sposta, come si dice. Sta, no? Confermando quello che di buono aveva fatto l'anno scorso. È un giocatore importante, un giocatore forte. Il Venezia, al di là di Aramo, al di là dei singoli, ha un impianto di gioco importante. Sì. Si vede la mano di una società, di un allenatore, di una programmazione che è partita da lontano e sta continuando su quello che era stato fatto l'anno scorso, ed è stato molto intelligente, secondo me, il mister a continuare, anche magari stravolgendo qualcosina di quelle che erano le sue idee, a continuare con le idee che aveva provato già l'anno scorso Dionisi. Assolutamente. Tra l'altro Zanetti, l'allenatore del Venezia, me lo ricordo del Sud di Tirol, dove aveva fatto molto bene, era arrivato alla semifinale playoff eliminato dal Cosenza, quando il Cosenza vinse il campionato del 2018 con Braglia, faceva 3-5-2. Sì, sì. Ma non è un, diciamo, uno che si fossilizza, evidentemente adatta, no, le sue idee alle caratteristiche dei giocatori, come dovrebbe essere sempre, Ivan. No? È un grande pregio. Grande chi pregio. Vuole, penso che chi voglia, ha intenzione di allenare al giorno d'oggi, è un grande pregio quello di avere la capacità di potersi adattare un po' alle caratteristiche dei giocatori, perché non si ha sempre la fortuna di poter fare quello che si vuole nelle società in cui si va, perché dipende anche dai giocatori che ha a disposizione, quindi è un merito e ne sta raccogliendo i frutti. È un po' difficile dopo 30 giornate, traslando l'argomento e occupandosi del Pescara, ancora non si è capito come deve giocare questa squadra, cioè, perché effettivamente ci hanno provato, no? Anche Oddo all'inizio a 4, poi però ha fatto a 3 anche lui, però Breda e Grassadonia hanno proseguito su questo solco, cioè difesa a 3 sembrerebbe essere forse la più congeniale, non lo so. Fabio non è d'accordo, per carità. Le opinioni sono sempre rispettabilissime, però 3 allenatori su 3 hanno optato per la difesa a 3. Oddo in corso d'opera, gli altri 2. Beh, anche perché credo che
tutti e tre gli allenatori che hanno avuto la possibilità di guidare questa squadra, la voglia, l'interesse e credo l'obiettivo di ogni allenatore era quello di cercare di trovare la soluzione migliore per portare a termine questo campionato. Quindi nel momento in cui, come ti dicevo prima, comunque tre allenatori, ognuno con le proprie idee, infatti, fa fatica a far esprimere quel tipo di gioco che magari che viene richiesto, credo che forse nella costruzione in generale della squadra, organico, purtroppo sono cose che possono succedere, non è per puntare il dito su qualcuno in particolare, però può capitare a volte che quando fai un mercato e non lo fai come i risultati del mercato, degli acquisti che fai non ti ridanno per quello che ti aspettavi, e quindi le conseguenze sono queste. Errori sempre a monte, Fabio, noi abbiamo sempre detto, è inutile adesso ribadirlo, però effettivamente all'inizio si è sbagliato nella costruzione della squadra, a gennaio probabilmente si è sbagliato ancora di più, perché non per il valore dei giocatori che sono stati presi, noi non parliamo mai di giocatori scarsi perché sarebbe una mancanza di rispetto, però evidentemente tutti i giocatori che sono stati presi non avevano ritmo gara, qualcuno infortunato. Io per esempio ho fatto una ricerca a Tabanelli nel Frosinone, attualmente infortunato da 5 partite, aveva giocato soltanto 200 minuti, Rigoni nel Monza soltanto 5 minuti, lo stesso Giannetti, che oggi è partito titolare, aveva giocato 128 minuti nella Salernitana. È chiaro che il ritmo, sì, ti alleni, stai bene, però il ritmo gara è altra storia, cioè lo acquisisci giocando, o no? Sì, sul mercato di gennaio, Massimo, siamo completamente d'accordo, purtroppo è stato un mercato in cui il Pescara si è dovuto accontentare, perché i colpi che magari voleva fare all'inizio non sono stati messi a segno, vuoi perché gli ingaggi dei giocatori erano alti, vuoi perché le trattative non sono andate a buon fine. Però io non lo so, voglio continuare con quello che ho sempre detto all'inizio, per me questo organico sulla carta, io lo continuo a ripetere, non è da penultimo posto, io sono sicuro di quello che dico, è una squadra che sulla carta e comunque per qualità dei giocatori, anche di personalità, anche comunque di esperienza, ce ne sono tanti nel Pescara, perché non è una squadra giovanissima. È una squadra che, non lo so per quale motivo, ce ne saranno tanti, sicuramente gli strascichi di una partenza ad handicap sicuramente si fanno sentire, perché poi il giocatore quando fa 9 partite e ne perde 7, perde un po' di autostima. Però io continuo a ripetere che comunque vedo calcio e ho fatto calcio come Ivan da quando sono nato, per me il Pescara non è inferiore sulla carta a 6, 7, 8 squadre, e tuttora oggi che ho visto il Vicenza non mi sembra una squadra più forte del Pescara, assolutamente, però ci sono delle annate in cui purtroppo non si mettono assieme i cocci, come si suol dire, e diventa complicato, si cambia di continuo. E si cercano sempre degli alibi, poi ci sono dei problemi, degli infortuni, un sacco di attenuanti che bisogna dare, però io lo continuerò a dire anche se dovessimo retrocedere, che per me il Pescara sulla carta non è una squadra da ultimi 5 posti, sono sicuro di quello che dico. Se prendiamo però in esame l'attacco, Ivan, il paragone secondo me è improponibile, io non sono d'accordo con Fabio. Cioè, l'attacco del Pescara ha molto meno rispetto a tutte le altre squadre, ma anche e soprattutto per le condizioni fisiche, perché è chiaro che un giocatore come Seter fino a 2 mesi fa faceva anche la differenza in campo, adesso non è più quello di 2 mesi fa, ma a fianco a Seter c'è Odgar, che secondo me è quello che sta facendo meglio di tutti, oggi purtroppo è infortunato, Giannetti lo stiamo ancora aspettando. C'è poco, eh? Ma ovviamente quello che si vede oggi, quello che è emerso nelle ultime, diciamo dal mercato in poi, no? Certo. È quello che è assolutamente quello che stai dicendo te. Però io, tu hai detto una cosa, secondo me, sacrosanta, che è un mio pensiero. I giocatori singolarmente, presi singolarmente, gli stessi giocatori messi in altri contesti magari rendono, e poi quante volte è successo che a Pescara in altre piazze passano giocatori, magari fra 2 anni diremo guarda quando era a Pescara, per dire, non si reggeva in piedi, adesso guarda come va. Io credo che ad esempio un giocatore come Seter, per me è un giocatore
può essere un giocatore importante. Ora io non lo vedo, non so come si allena, non so come sta fisicamente, quindi non possiamo stare a giudicare questo, ma per le caratteristiche io, che ne so, un giocatore che lo dovessi vedere in un Cittadella, sono convinto che farebbe bene. Tu dici Cittadella sicuramente ha un'organizzazione di gioco, ha caratteristiche ben precise, quindi credo che, ecco perché parlo di come è stata costruita la squadra, perché singolarmente i giocatori sono giocatori che sono, che in Serie B comunque hanno fatto anche bene in passato. Non è possibile che adesso all'improvviso tutti abbiano queste difficoltà, quindi credo che per come è stata messa insieme questa rosa ci siano delle responsabilità sicuramente nelle scelte. Ora poi dopo la colpa cade sempre sulla guida tecnica, no? Allora io non sono qui per prendere né le difese né puntare il dito nei confronti di nessuno, perché non mi permetterei mai, perché rispetto alle persone che lavorano, però è stato messo sulla croce Massimo Oddo quando comunque non credo che poi dopo a oggi stiamo parlando di una squadra che ha fatto, che ne so, quello che può aver fatto il Genoa, che purtroppo non andava bene con Maran, è arrivato Ballardini e si è vista. Allora uno può dire, cavolo, forse in qualcosina Maran in quella decisione ha sbagliato. Credo che l'andazzo è stato quello. Poi dopo io non entro perché non so la gestione e il modo di come magari Massimo stava allenando questa squadra, ma credo che fra quello che stava facendo Massimo Oddo o i risultati di Massimo Oddo o quello che vediamo adesso, io non ho visto questa grande scossone, a parte una o due partite dove, Fabio lo può confermare, il cambio di allenatore ti dà sempre qualcosina in più. Diciamo che si doveva fare un repulisti, lo dico io, non vi voglio coinvolgere, dopo la finale play-out del 14 agosto, quando il Pescara era retrocesso sul campo e poi si è salvato meritatamente, c'è da dire, perché giocò una grandissima partita nel ritorno, tra l'altro una delle migliori secondo me dal punto di vista proprio della qualità del gioco. Anche lì non c'era un attaccante, c'era soltanto Pucciarelli, voglio dire, che rientrava dall'infortunio, che segnò in quella partita, l'allenatore Sottil, che avrebbe meritato senza dubbio una chance, non fosse altro perché era riuscito a centrare l'obiettivo. Da quel giorno si è sbagliato tutto, perché il 15 agosto bisognava pianificare un repulisti e ricominciare da capo. Lo dico io, non vi voglio coinvolgere, però probabilmente dovrebbe essere, insomma, quantomeno questa più o meno la verità. Intanto il Venezia sempre 2-0, siamo al 29esimo, a Monza, conduce per 2-0 la doppietta di Aramu. Vediamo la classifica, prima di collegarci ancora con l'esterno dello stadio Menti di Vicenza, con il nostro inviato Paolo Durante. Grassadonia, tra poco, presumiamo, parlerà in conferenza post-gara. Allora, Empoli 59 punti, Lecce 52, che fa un grande passo in avanti. Lecce era un po' attardato nelle ultime settimane, poi 4 vittorie consecutive, ripetiamo, per la squadra di Corini, che sembrava anche in discussione a un certo punto del campionato. 14 gol, il Lecce adesso è secondo in classifica. Monza 50, Salernitana 48, Venezia 46, Cittadella 45, Chievo 43, Spal 42, Pisa 40, Brescia 39, Vicenza e Frosinone 38, Regina e Cremonese 36, Pordenone 34. Ricordiamo che il Pordenone avrebbe dovuto giocare col Pisa, ma è stata rinviata causa Covid. Si è giocato il jolly previsto dal protocollo, il club friulano, 6 casi accertati, gara rinviata, data da destinarsi col Pisa. Dicevamo Pordenone 34, poi la zona calda della graduatoria: Cosenza e Reggiana 29, Ascoli 28, Pescara 23, Entella 21. Chiaramente adesso i punti da recuperare sono di più rispetto a qualche giorno fa, dal quart'ultimo posto, dalla zona play-out, i punti sono 6. 6 punti da recuperare, restano 8 partite. Noi non vogliamo illudere nessuno, non ci vogliamo illudere neanche noi. Adesso ci sarà una sosta per gli impegni delle nazionali. Si riprenderà, come aveva ricordato poc'anzi il nostro inviato Paolo Durante, il 2 aprile, venerdì 2 aprile, Pescara-Pisa, ore 17, il Pisa del pescarese Luca D'Angelo, che sta disputando un grande campionato. Luca D'Angelo, io lo voglio sempre ricordare, merita i nostri complimenti di tutti, perché viene dalla gavetta, ha fatto la gavetta, è un ragazzo tra l'altro molto umile. Allora andiamo da Grassadonia. Buonasera mister. Buonasera. È possibile dire che questo Pescara era abbastanza svuotato da quella tremenda sconfitta con l'Ascoli? La sensazione che abbiamo avuto è questa, di una squadra svuotata e incapace di reagire. Io penso che la squadra sia andata in difficoltà su alcuni calci d'angolo da parte del Vicenza, poi ha avuto anche lei le buone occasioni per passare in vantaggio,
perché quando siamo riusciti ad aprirli in ampiezza e siamo andati al cross abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni. Sostanzialmente era una partita molto equilibrata e l'hanno sbloccata loro su un episodio del calcio d'angolo dove sicuramente siamo usciti in ritardo su quella palla, ma sostanzialmente era una partita equilibrata che poteva essere decisa da un episodio, purtroppo è stato il loro. Mister, buonasera, Luigi Di Marzio, il centro. Io non sono d'accordo con lei, sostanzialmente non è stata una partita equilibrata, mi perdoni, perché vedere una squadra che deve salvarsi, fare l'unico tiro in porta al 92esimo minuto, io credo che ci sia più di un problema, quindi credo che stasera, questo pomeriggio, credo che il Pescara abbia messo la firma in calce sulla retrocessione in Serie C, perché vedere una squadra senza coraggio, io la capisco, so che allenare è comunque in questo periodo è molto difficile per lei, però credo che lì non può arrivare, cioè, sulla carica agonistica, sulla verba, sull'intensità, sulla cattiveria, questa cosa purtroppo oggi non si è vista, quindi io non sono d'accordo purtroppo sulla partita equilibrata. Ma ripeto, il mio dovere è quello di continuare a crederci fino alla fine e cercare di metterci tutto quello che ho dentro io, che hanno i ragazzi dentro. La situazione sicuramente non è facile, oggi si è complicata ancora di più, però dobbiamo reagire, siamo a 6 punti. È chiaro che poi ogni partita che passa, passano i punti e perdi convinzione, però noi dobbiamo continuare a crederci e continuare a rimanere aggrappati. Non possiamo assolutamente mollare, 8 partite sono tantissime, la matematica non ci condanna ancora, quindi dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo e buttarlo in campo, e andare oltre, come ho detto sempre, non dobbiamo farci abbattere da niente e da nessuno, sicuramente l'approccio non è stato positivo e sicuramente avrà influito la sconfitta di martedì, però poi la squadra, ripeto, ha trovato delle soluzioni, siamo arrivati al cross e poi sostanzialmente al secondo tempo l'episodio ha girato a loro favore. Mister, mi perdoni, ieri lei parlava di 2 infortunati all'ultimo ora, uno è Odgard, va bene, l'altro chi era? Era Machine? L'altro era Balzano che è venuto con noi e poi avevamo Maestro che si era fermato giovedì per una piccola contrattura. No, io ho chiesto questo perché la mia domanda è la seguente, perché non puntare su Machine per 90 minuti interi, cioè, è successo qualcosa? No, mi scusi perché questo diventa anche un caso, forse per lei anche un po' di diplomatico, però è un caso comunque. Ma non è una un domanda, caso. Chiaro, è successo qualcosa? No, non è successo niente, assolutamente okay. Niente, altrimenti il ragazzo non sarebbe stato con noi, non sarebbe partito con noi, gli preferisco altri calciatori, il secondo tempo, parlo di Maestro, il secondo tempo abbiamo cercato di allargarli e quindi abbiamo preferito mettere giocatori che ci dessero un po' più di ampiezza, però ripeto, penso che un giocatore da solo non determini, ce n'era uno, purtroppo non c'è più, che Maradona, poi per il resto insomma bisogna avere grande equilibrio soprattutto all'interno dello spogliatoio e soprattutto avere una meritocrazia. Senta mister, vabbè, non per ripetere quello che hanno detto i colleghi, noi l'abbiamo vista così, insomma oggi il Pescara per me è stato inguardabile, però è solo un mio sommesso punto di vista, per carità, però insomma è chiaro che era fondamentale questa gara, come le ho detto ieri, le ho fatto proprio questa domanda, dopo la botta tremenda con l'Ascoli, per verificare la tenuta mentale e la capacità di reazione, la risposta, le risposte sono state pessime sotto questo profilo. Ma sono state pessime, ripeto, abbiamo avuto un approccio sicuramente non positivo, gli abbiamo concesso fiducia e sicuramente dovevamo essere più reattivi, poi la squadra per una buona parte del primo tempo ha reagito bene, ripeto, siamo arrivati soprattutto a sinistra e a volte a destra con Bellanova, non siamo riusciti a metterla dentro, però è normale che al primo tempo dovevamo avere un approccio completamente diverso alla partita, soprattutto da un punto di vista nervoso. Però detto questo, dobbiamo continuare a lavorare. Da lunedì riprenderemo. Siamo a 6 punti, mancano 8 partite. Non possiamo e non dobbiamo assolutamente regalare niente a nessuno e continuare a crederci finché non suonerà la campana. Ecco mister, buon pomeriggio. Il problema è che però queste 8 partite le giocano i calciatori che oggi sono andati in campo, cioè gente inguardabile come Memusciai, come Galano, Scognamiglio, gente retrocessa dall'anno scorso che sono veramente imbarazzanti. Lei ovviamente ha meno colpe di tutte, la colpa di tutti è di tutto, è di Daniele Sebastiani, di Antonio Bocchetti che non hanno fatto nulla per cambiare quanti retrocessi l'anno scorso, però lei
continua giustamente a dover contare su questi calciatori che sono, ripeto, imbarazzanti e che speriamo l'anno prossimo di non vederli più con la maglia del Pescara. Ci sono soluzioni migliori rispetto a questi? Perché oramai, mister, cioè, penso che sia palese, non bisogna nascondersi. Cioè, l'unico di qualità è De Sena, che è arrivato qualche giorno fa e sembra volersi salvare come l'unico rispetto ai suoi compagni di squadra. Ma ripeto quanto ho detto prima, ragazzi, io assolutamente non mollerò niente, la squadra assolutamente non dovrà mollare niente, non dobbiamo assolutamente buttare giù la testa, battersi. Ripeto, è chiaro che mi rendo conto, non sono stupido, che le giornate passano, i punti passano, però dobbiamo assolutamente rialzare la testa. Noi da lunedì riprenderemo a lavorare e, come faccio sempre, cercherò di mettere in campo durante le partite quello che vedo durante la settimana. Poi dobbiamo sbloccarci da un punto di vista mentale, liberarci dalle paure e crederci, ma assolutamente non dobbiamo mollare di un centimetro. Mister, buonasera. Scusa, Ivano. Una considerazione, domanda motivazionale, un'altra di carattere tattico. Lei ha giocato tantissime partite da giocatore, ne ha fatte veramente tante, tra l'altro anche in campi infuocati. Lei sa benissimo che con questo atteggiamento non si può salvare il Pescara. Cioè, se il primo lavoro che c'è da fare, se uno vuole tentare il miracolo, è quello della determinazione che non c'è in questa squadra. Purtroppo questo è il grande male di una squadra che si deve salvare, e quando va in campo sembra quella che invece sta a metà classifica. Chiedo scusa, non è che non c'è, magari non riusciamo a tirarla fuori, magari sì, siamo sì, sì, esatto. Psicologicamente, voglio dire, sì. Oggi, soprattutto i primi 10 minuti, abbiamo subito e abbiamo subito troppi calci d'angolo, ci siamo fatti impaurire, non avevamo la serenità giusta per giocare, però dobbiamo assolutamente ribaltare la situazione. Cioè, non possiamo e non dobbiamo assolutamente essere vittime di nessuno, dobbiamo assolutamente reagire e dobbiamo rimetterci in carreggiata quanto più velocemente possibile. Mi collego invece alla domanda tattica, quindi ripeto, secondo me con questo atteggiamento non si fa nemmeno più un punto a qui alla fine, ma questa è la mia considerazione. L'aspetto tattico collegato è questo, cioè questa paura che si ha, questo atteggiamento passivo, ci porta a difendere sempre vicino alla porta, cioè a difendere la porta negli ultimi 20 metri. È una cosa che è successa con l'Asco, è successa anche oggi. No, la squadra avversaria negli ultimi 20 metri ha un Pescara che si attacca a Fiorillo, che si sbarra la porta davanti a Fiorillo e non aggredisce più e non va in avanti. Com'è questo difetto non lo si riesce a colmare? Tra l'altro, e concludo, due situazioni uguali, Kragel con l'Ascoli ha salvato sulla linea Bellanova, oggi ci hanno preso gol, cioè sul corner corto che nessuno esce sulla palla. Questo fa parte di tutta questa dimensione che noi stiamo attaccati alla porta e abbiamo paura di correre in avanti quando l'avversario è sui 20 metri. Grazie. Sì, sul calcio d'angolo sono d'accordo, insomma abbiamo letto sicuramente in ritardo la situazione, non siamo stati attenti, dovevamo uscire molto prima. Per quanto riguarda la prima domanda, dobbiamo lavorare. Sapevamo che oggi avevamo in campo Seterre e Giannetti, che sicuramente hanno bisogno di giocare, di minutaggio, e abbiamo cercato di essere un po' più bassi per cercare, insomma, di essere un attimino più compatti, ma dovevamo assolutamente essere più corti e cercare di aggredirli maggiormente, e invece a volte ci staccavamo, però ripeto, purtroppo di tempo, come dico sempre, per lavorare ce n'è sempre di meno e le partite sono una dietro l'altra, ma questo non giustifica soprattutto l'atteggiamento che abbiamo avuto all'inizio della partita. Senta, mister, posso fare una domanda? Perché la cosa preoccupante, lo sa qual è? Che cioè non si vince un contrasto, non si marca in area. Perché, secondo lei? Cioè si continua... Non si marca in area. In area noi, se si riferisce alle palline attive, marchiamo a zona, ma questo non vuol dire che non si marca, anzi si marca la palla, si marca in avanti con grande aggressività. E poi per il resto è chiaro che dobbiamo alzare il baricentro e dobbiamo essere più aggressivi, soprattutto contro gli attaccanti avversari, andarci a giocare più a duello, e da lunedì ricominceremo a lavorare e a crederci. Le mie non sono parole di circostanza, io ci credo davvero, e quindi assolutamente il messaggio deve essere questo, chiaro e diritto fino in fondo. Mister, io ho un'ultima curiosità, se mi è concesso. Prima si è un po' sfiorato questo argomento, ma un giocatore come De Sena, che ha oltre 300 partite in Serie A, che è arrivato il primo di febbraio, sembra
sposare la causa del Pescara e sembra crederci, lo fa con gli atteggiamenti, prima ancora essendo uno dei giocatori più pericolosi in campo, oggi l'unico che ha avuto delle palle gol. Ma perché i giocatori della vecchia guardia, lei che li sta allenando, li vede quotidianamente ormai da un mese, non riescono a dare la stessa cosa da un punto di vista dell'impatto emotivo che De Sena dà, ma loro no? Soffrono troppo l'impatto emotivo. Vi posso assicurare che durante gli allenamenti questi ragazzi lavorano, mi seguono, si applicano, e De Sena è libero di mente, è un giocatore che, essendo libero di mente, ci crede più degli altri, ci mette assolutamente grande attenzione in quello che fa. Gli altri fanno lo stesso, ma forse subiscono da un punto di vista mentale la situazione, però ripeto, abbiamo fortunatamente adesso 10 giorni per lavorare, da lunedì si ricomincerà a farlo, e assolutamente dobbiamo, senza se e senza ma, battere il Pisa alla prossima giornata di campionato. Posto? Grazie. Grazie a voi, arrivederci. Grazie a Gianluca Grassadoni. Allora, torniamo all'esterno dello stadio Menti di Vicenza. Sono le 16.43, studio Ivan Tisci e Fabio Ferraresi. Post partita Vicenza-Pescara, ricordiamo il finale per chi non lo sapesse: Vicenza batte Pescara 1-0 al 13° della ripresa. Il gol partita firmato da Meggiorini su una dormita, perché lì è chiaro, sugli sviluppi di un calcio d'angolo qualcuno deve uscire. Era già accaduta una situazione analoga nel match con l'Ascoli, con il tiro di Kragl, lasciato completamente solo, nessuno è riuscito in pressione sugli sviluppi del calcio d'angolo, e il salvataggio di Bellanova sulla linea nel secondo tempo. Paolo. Sì Massimo, noi siamo sempre in attesa, ovviamente abbiamo sentito anche noi Grassadonia in conferenza stampa, lo abbiamo sentito tramite l'auricolare, siamo in attesa del direttore sportivo Antonio Bocchetti, che a questo punto credo dovrebbe uscire, probabilmente non è uscito prima proprio per dare spazio al mister del Pescara, che ha risposto alle domande. Io in attesa volevo aggiungere qualche numero a quelli che avete dato voi nella prima parte della trasmissione. Giustamente avete ricordato il fatto che il Pescara ha il peggior attacco del campionato cadetto, però per esempio il Vicenza in casa qualche problema lo ha avuto, perché il Vicenza aveva vinto soltanto 2 partite, pareggiato 9 volte, perso 3, quindi voglio dire ogni squadra ha i propri problemi. Adesso ha vinto un'altra partita, probabilmente è una partita decisiva, quella che doveva fare il Pescara, decisiva per la sua salvezza, quella del Vicenza, mentre il Pescara si allontana sempre di più dalla zona play out. E poi un'altra nota statistica, questo è il primo stop esterno della gestione Grassadonia dopo 2 pareggi e il successo di Cittadella, i 2 pareggi in casa del Frosinone e a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone. Siamo sempre in attesa. Perfetto. Di vedere sbucare da quella porticina il direttore sportivo. Certo, Grassadonia mi è sembrato a volte che si arrampicasse un po' sugli specchi, ma del resto che cosa deve dire? Lui deve crederci fino in fondo, ma soprattutto devono crederci i giocatori. Mi sono sembrati anche oggi, poi magari lo chiederemo anche al direttore sportivo, mi è sembrata una squadra rassegnata il Pescara. Ecco, questo è un po' secondo me il termine che dice tutto di questa ultima parte del campionato. Studio. Assolutamente, hai ragione, squadra rassegnata, il termine è giusto, ed è inammissibile, perché comunque restano ancora 8 partite. Noi non vogliamo illudere nessuno, però insomma non si retrocede a 9 partite dalla fine, pur con tutte le criticità che abbiamo illustrato in queste settimane, in questi mesi, che abbiamo anche denunciato con grande correttezza, perché questo va detto, bisogna essere sempre corretti e leali. La critica va bene, però deve essere una critica costruttiva. Purtroppo i problemi ci sono. Valutazioni, anzi un punto di vista vostro su quello che ha detto Grassadonia, perché Grassadonia è chiaro, era partito un po' male, devo dire la verità, dicendo partita equilibrata, poi qualcuno gli ha fatto notare, beh insomma mister, forse non è andata così, però effettivamente ha fatto un po' tenerezza, ma è giusto che lui dia coraggio alla squadra. Io mi metto anche nei suoi panni, c'entra poco o nulla in questa situazione. Lascia la palla a me. Lascio la palla a te. Faccio la palla a te, che sei il padrone di casa. No, beh, io credo che Grassadonia oggi
al di là che poi si sia un po' corretto, non sia stato molto lucido nell'analisi che ha fatto, perché se non vado errato ho letto prima di salire qua, Massimo, che il Pescara ha subito tra tiri in porta, tiri nello specchio, tiri fuori, una cosa tipo 14 tiri contro 1, sì. 7 corner contro 0. E se tu vai in conferenza e dici che una partita che te la sei giocata, che è stata equilibrata, vuol dire che qualcosina dal punto di vista della lucidità stai perdendo. Mi sembra di ricordare, ora sono amico di Nicola, però gliel'ho anche detto, l'anno scorso in un paio di conferenze era stato imbarazzante in quello che aveva detto, le grottaglie parlo. Ah, ecco, Nicola, perché non avevo capito. Mi sembra di ricordare un paio di conferenze prima dell'esonero di Nicola, in cui vedevo una partita che forse ha visto solo lui, e oggi credo che anche Grassadonia abbia visto un'altra partita. Però questo... poi ha ammesso, Qualcosina. Allora, Massimo, un conto è difendere la squadra, difendere i giocatori, come ha fatto poi un paio di domande che gli hanno fatto anche cattive alcuni colleghi, e lui ha cercato di difendere il gruppo e la squadra. Un conto però è essere obiettivi su quello che è stata la partita. Ah, ecco, scusa, Fabio, andiamo da Paolo Durante con Antonio Bocchetti. Sì, grazie ad Antonio Bocchetti, il direttore sportivo del Pescara. Allora, Bocchetti, una partita, il risultato di una partita può dipendere anche da un ciuffo d'erba, da piccoli episodi, però la gara vista oggi, quella del Pescara, è apparsa una gara senza coraggio, dove i giocatori inguardabili, ecco, mi ha tolto la parola di bocca, è così. Sì, abbiamo giocato male, malissimo, penso. Non siamo scesi in campo, soprattutto nei primi 20 minuti, siamo stati troppo in balia dell'avversario, non abbiamo mai... Ancora una volta il cosiddetto approccio sbagliato. Sì, perché? Forse altre partite non c'è stato questo approccio, però oggi veramente non siamo scesi in campo, nei primi 20 minuti abbiamo lasciato proprio l'iniziativa a loro, non siamo mai riusciti a pressarli. Poi dopo i 20 minuti che siamo stati, diciamo, tra virgolette fortunati, dopo la traversa del Vicenza siamo usciti un pochettino dal guscio, abbiamo creato una palla gol con De Sena e altri un paio di cross, ma onestamente ben poco per riuscire comunque a vincere una partita per noi determinante. Cosa, ci sono ancora le scorie della sconfitta di Ascoli? Mentalmente questa squadra è molto fragile dal punto di vista proprio psicologico, cos'è che non va? Al di là magari anche di qualche limite tecnico. Se lo sapessimo è normale che uno troverebbe la soluzione, stiamo cercando di trovare più soluzioni possibili, ma qua c'è bisogno comunque di un gruppo compatto che crede in quello che fa. Per i primi 20 minuti onestamente ci abbiamo creduto veramente poco, visto e considerate che comunque veniamo da una partita così importante persa in casa, dovevamo avere solamente a livello emotivo un approccio completamente diverso che non c'è stato, soprattutto anche dopo il gol incassato, un gol veramente molto evitabile. Non c'è stata reazione, no, tranne forse alla fine, sempre con De Sena. Ecco, solo De Sena è stato pericoloso in fondo oggi, no? Con un colpo di testa nel primo tempo al 21esimo e poi in pieno recupero con quel tiro che poteva anche magari consegnare un pareggio, che era un brodino, sì, però sì, comunque dal punto di vista mentale valeva. Siamo sempre alle solite, noi De Sena è un giocatore che si inserisce sempre, che ci crede sempre. Quindi quando crossiamo da un lato o dall'altro, noi dobbiamo cercare di attaccare la porta con i due attaccanti, con un centrocampista e con un quinto. Se non viene fatto significa che noi siamo troppo bassi, oppure perché abbiamo un po' di pevizia che in questo momento qua onestamente non c'è tanto. Noi dobbiamo detto sempre, noi dobbiamo cercare solo di vincere le partite, quindi o le perdi 1-0 o le perdi 3-0, non ha molto peso specifico, quindi dobbiamo avere per vincere le partite. Però mi scusi Bocchetti, sì, bisogna giocare con il sangue agli occhi, sì, l'atteggiamento tecnicamente magari si può essere anche inferiori ad un avversario, però non abbiamo visto determinazione. Perché secondo lei la squadra ci crede ancora? Perché poi ha detto che De Sena ci crede, forse è l'unico. No, ma ci deve credere, no, io parlo di atteggiamento, non è che gli altri giocatori non ci credono, anzi, i giocatori in settimana si allenano benissimo, io non posso dire niente che in settimana, anzi, in settimana vengono delle cose importanti, che poi non riusciamo a fare
la domenica, il sabato, purtroppo è una cosa che ci portiamo dietro da tempo. Non parlo di tecnica, perché la squadra tecnicamente non è una squadra inferiore agli altri, però sicuramente è l'elemotivo, la squadra in questo momento qua subisce troppo la pressione delle altre squadre. Non è che questa squadra, mi spiace dirlo, ma è rassegnata? No, assolutamente no, i ragazzi ci credono, anzi dobbiamo alzare i giri, dobbiamo alzare il motore, dobbiamo alzare il baricentro, dobbiamo alzare veramente tutto quello che possiamo fare per riuscire ad uscire prima possibile, però è normale che ci serve per forza l'aiuto di non ci posso credere solo io, che purtroppo posso incidere poco in una partita, ma qua gli attori principali sono i calciatori e loro che devono aumentare e farci credere qualcosa di diverso. Noi ci crediamo, però gli attori principali sono loro e quindi in questo momento qua abbiamo bisogno di loro. Playout che si allontanano ancora. Si è allontanato di un punto ancora una volta e dobbiamo assolutamente cambiare l'inerzia. Sarò ripetitivo, sarò noioso, però purtroppo noi l'unico obiettivo è quello di crederci. Se siamo qui è perché ci crediamo e vogliamo fare qualcosa sempre di straordinario. Ma ripeto, adesso abbiamo bisogno veramente dell'aiuto dei ragazzi che noi li possiamo difendere, li possiamo dire tutte le cose per cercare di farle stare più tranquilli possibile, però una volta che parliamo noi poi la palla passa a loro e da loro ci aspettiamo sicuramente qualcosa in più. Una pausa che può aiutare in qualche modo a ricaricare le pile? Non lo so se è una cosa buona questa ricaricare le pile per troppi giorni, però abbiamo questi 10 giorni, li sfrutteremo per recuperare qualche Paolo. Giocatore, per aumentare il minutaggio qualche ragazzo che in questo momento qua si è allenato poco e ecco. Speriamo. Bocchetti, c'è qualche domanda da parte dello studio, gliela riferisco io. Massimo. No, io volevo solo chiedere ad Antonio, che ringraziamo perché non è mai facile commentare tante sconfitte, voglio dire, capita spesso a lui negli ultimi tempi. Un conto è essere rinunciatari, un conto è essere rassegnati, perché è sembrato questo nel vedere il Pescara oggi. Cioè tu puoi essere rinunciatario ma lotti col sangue agli occhi. Oggi purtroppo non si è visto questo, cioè l'assenza di carica agonistica secondo me è ancora più preoccupante, quindi io non direi che il Pescara è stato rinunciatario, il Pescara è stato passivo, che è la cosa peggiore. Da studio Massimo dice che il Pescara non è stato rinunciatario, ma è stato proprio passivo, ha giocato senza sangue agli occhi, come abbiamo detto. Come abbiamo detto, sì, sono d'accordo con Massimo, assolutamente sì, siamo stati veramente inermi e poco incisivi, ma poco nervosi. Le partite si vincono anche con questo, con un po' di nervosismo, con un po' di sangue nelle vene, che in questo momento qua non abbiamo. Dobbiamo l'atteggiamento nostro deve cambiare totalmente, soprattutto nei contrasti, vincere più contrasti, cercare di alzare. Nella vita hai vinto uno oggi. Abbiamo vinto uno. Siamo stati veramente poco cattivi. Un'ultima cosa, almeno da parte mia, Bocchetti, non era presente il presidente Sebastiani, vi siete sentiti, che cosa vi ha detto? No, non ho sentito, però immagino cosa mi vorrà dire. In settimana ha parlato il presidente, abbiamo parlato noi, abbiamo parlato l'allenatore, per cercare di incidere questa squadra, e veniamo qui a fare una passeggiata a Vicenza non ci va bene, però l'ho detto, noi dobbiamo in questo momento qua tirare su questi ragazzi, perché purtroppo sono gli unici che ci possono tirare fuori in questo contesto qua. Dobbiamo crederci, noi ci crediamo, però loro devono mettere qualcosa in più, perché fino adesso non è bastato assolutamente. Manca proprio la consapevolezza in questi ragazzi. Sì, nelle scorse partite forse c'era stato qualche segnale di compattezza, di cose, però abbiamo visto in quest'anno e anche l'anno scorso che poi quando cambia allenatore poi l'attenzione, la voglia, la cosa dura veramente poco. Spogliatoio unito però. Ma sì, non è un gruppo di cattivi ragazzi, però bisogna. Lo spogliatoio unito si vede in campo, non è che si vede uno spogliatoio. Lo spogliatoio può essere unito dentro, ma poi in campo va in campo una squadra, non va in campo un singolo giocatore o due giocatori o tre giocatori, vanno in campo una squadra e questa squadra rappresenta tutti i giocatori della Rosa.
e rappresenta soprattutto un'intera regione. Massimo, se c'è qualche altra domanda, altrimenti congedo Bocchetti. No, va bene così per noi. Ok, grazie, grazie al direttore sportivo del Pescara Antonio Bocchetti. Non so se a questo punto, Massimo, da parte mia, da parte del tecnico Diego Martelli, possiamo restituirti definitivamente la linea oppure possiamo, se vuoi, colloquiare ancora. Guarda, facciamo così, andiamo in pubblicità, rimani lì Paolo, poi torneremo magari da te per le conclusioni, per le considerazioni finali. Intanto volevo fare però velocemente una domanda prima della pubblicità a Ivan e poi risponderà anche Fabio dopo la pubblicità. È andato meglio in conferenza nel post partita, è andato meglio Bocchetti di Grassadonia? Assolutamente sì, ma sicuramente ricoprono due ruoli completamente diversi, credo che... questo non aiuta comunque la classifica, assolutamente, però quello che ha detto oggi Bocchetti mi trova molto, molto d'accordo, anche perché forse il mister ha avuto una lettura diversa, dettata anche dall'emotività, anche dal fatto della situazione di difficoltà, come diceva anche prima Fabio, nel giustamente cercare di difendere i propri giocatori. La cosa che c'è da ammirare di Grassadonia, ma credo che sia giusto, ha detto non le mie non sono fasi di circostanza, certo. E traspare questo, cioè si vede che da quando è arrivato lui ovviamente ha una grande voglia di in tutti i modi di aggrapparsi a questa salvezza. Purtroppo bisognerebbe riuscire a farla entrare nel corpo anche ai giocatori, certo. Perché lui effettivamente, anche per come vive la partita dal campo, per tutto quello che sta facendo, perché poi al di là delle scelte tecniche o tattiche, no? Comunque sta provando a cambiare moduli, a trovare le soluzioni giuste, quindi diciamo che da parte sua sicuramente c'è questa consapevolezza di poter provare a fare il miracolo. Il direttore credo che abbia detto delle sante parole, soprattutto oggi ha fatto capire che sì, ci si può credere come società, come staff, ma se poi i giocatori non mettono qualcosa certo. In più è dura, anche perché alla fine in questo momento a 8 giornate dalla fine puntare il dito sui giocatori non serve, perché tutti possono essere tornarti utili, certo. Però bisogna trovare l'amalgama giusta e il tempo comincia a essere poco. Assolutamente, allora andiamo in pubblicità, restate con noi. Eccoci qui, le 17:02 in diretta su Rete 8 Sport. Abbiamo ascoltato Bocchetti, prima Gianluca Grassadonia. Intanto uno sguardo a Monza Venezia, 46esimo, Venezia sempre in vantaggio 2-0, doppietta di Arabu. Alle 18 comincerà Spal Cittadella e poi vi ricordo anche le partite in programma domani. Vediamo un po' per sul foglio, no, eccolo qui, domenica 21 marzo alle 15 Regina Chievo, alle 21 Salernitana Brescia, eccolo qui anche in grafica il quadro degli incontri, rinviata, lo ribadisco ancora una volta, Pordenone Pisa, casi di Covid e quindi si è giocato il Jolly, il club friulano, gara rinviata, data da destinarsi. Torniamo da Paolo Durante, Paolo, per salutarci. Sì, rapidamente, soltanto per i saluti, Massimo, da parte mia e da parte del tecnico Diego Martelli è davvero tutto. Ribadisco soltanto il risultato del Menti: il Vicenza ha battuto il Pescara per 1-0, il gol partita realizzato nella ripresa al 13° da Meggiorini. Ricordo anche che il prossimo fine settimana ci sarà la sosta azzurra per gli impegni delle nazionali. Il Pescara tornerà a giocare il 2 aprile, venerdì, ospiterà l'Adriatico Cornacchia il Pisa di Luca D'Angelo. È davvero tutto, possiamo chiudere il collegamento da Vicenza. A voi. Grazie, grazie a Paolo Durante, a Diego Martelli per il supporto tecnico. Dunque il 2 aprile riprenderà il campionato di Serie B, il Pescara ospiterà il Pisa alle 17, poi due trasferte, attenzione, Monza e Brescia. Fabio, noi abbiamo analizzato tantissime partite in questo campionato, quanti gol subiti in area piccola dal Pescara? Tantissimi. Cioè, clamoroso direi, no? Tanti, 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 troppi. A volte sembrava la partita del giovedì, no? Che arrivi facile a fare gol dall'arietta piccola. Il gol di oggi, come ha analizzato bene Ivan, è un gol studiato sicuramente da un allenatore molto esperto, perché quando si difende a zona muovere la palla comunque ti permette di creare pericolo. E loro l'hanno fatto spesso nei calci d'angolo, mi sa quasi tutti, un paio forse hanno battuto i diretti. E là diventa determinante l'attenzione che manca, vuoi per un po' di frenesia, vuoi per un po' di paura. Si poteva fare meglio, perché
sì, come ha detto Ivan, poi c'è il terzo tempo che ti mette in difficoltà, ma in questo caso mi sembra di aver visto che abbia colpito da fermo Meggiorini. Sì, quasi. E lì bastava un po' più di contatto, non una spallata. È quello che dico io. Essere un po' più scaltri, perché poi il rigore l'arbitro, a meno che non c'è una trattenuta evidente, difficilmente te lo fischia. Quindi se tu sei un po' più attento, un po' più furbo, non lo fai colpire, almeno certo, tranquillo. Cioè, ok la marcatura zona, ma tu il contatto non lo devi mai perdere, secondo me, col... Beh, non faccio l'allenatore, però contatto, chiaramente... Massimo, il contatto, se marchi a zona, non ce l'hai, perché sì, tu sei fermo e ho capito, non però sai nemmeno devi... dov'è l'avversario. Però una volta che la palla è mossa, come certo, ha detto Ivan, guardati un attimo intorno. Certo. Chi ci sta qua? Meggiorini. Lo vado a prendere. Quello lo dico io. Lo sento, no? Prova a vedere, esatto, prova a sentirlo. Però forse... stiamo parlando anche di una difesa esperta, però cioè, no, questo il... mi sa che su quella palla l'indiretto interessato fosse Setter, da quello che ho visto io dalle immagini, però sì, che è un giocatore comunque, non è un primo pelo, anche sicuramente lui, messo lì apposta per la statura, per, sì, per la struttura, sì, però, infatti andava, Massimo, a dare un aiuto sempre sui calci d'angolo. Mi dispiace essere critico, e non lo sono mai stato, però se prendi tantissimi gol dentro l'area piccola, bisogna dare anche qualche demerito a Vincenzo, secondo me, perché è un portiere molto forte, in categoria fortissimo. E ma anche lì, in questa situazione? No. Ah, tu dici in generale? Parlo in generale, okay, dell'annata. Certo. Abbiamo subito tantissimi gol dentro l'area piccola e un po' di colpe bisogna darle anche al portiere, che non è uno molto propenso ad uscire. Certo. Fortissimo tra i pali, però... Adesso non è che si fa per parlare, per analizzare i gol che ha subito il Pescara, molti per le posture sbagliate dei difensori, è capitato pure la settimana scorsa che Sorensen non vedeva la palla, Bellanova anziché fare una diagonale di 3 metri ha cercato il fuorigioco. Però in linea di massima, quando si subiscono almeno credo 15-18 gol dentro l'area piccola, forse un po' di responsabilità ce l'ha anche il portiere. Eh sì, lì c'è stato il gol, tu dici subito. Non quello di oggi. No, il gol del pareggio dell'Ascoli di Dionisi, c'è una maxi compartecipazione, Fiorillo sicuramente, perché quello era un cross a rientrare, mi pare di Saric, di facile, sì, lettura, Sorensen, pessima postura, e poi soprattutto Bellanova che lì deve coprire. L'hai visto quel gol? Sì, no? Assolutamente. Più o meno così? Anche sul gol subito contro l'Ascoli, forse Fiorillo comunque non è che potesse fare, sì, molto. Lì, come ha detto Fabio, l'errore è sicuramente della linea difensiva, che ha lavorato male. Sorensen era messo male con la postura del corpo, come hai detto bene te, ma aveva il giocatore alle spalle, quindi l'ultimo uomo della linea doveva sicuramente fare una diagonale diversa, certo, invece non si è preoccupato di fare quello. Gli errori ci sono, in tutti i gol ci sono degli errori, e io credo che ha detto una cosa prima il direttore, bisogna usare per vincere le partite, perché certo, io mi trovo d'accordo, ed è un credo, diciamo, che viene dai tempi di Zeman, no? Che a lui non interessa vincere, se devi perdere 4-3 o 3-2 cambia poco, tanto sempre 3 punti guadagni o perdi eventualmente, quindi ha perfettamente ragione sul fatto che perdere 1-0, 2-0 o 3-2 cambia poco, però bisogna usare qualcosa in più, e quello che ho notato, ora analizzo le ultime due partite contro due sconti diretti, insomma, sì, il Pescara ha fatto poco, ha creato poco, cioè sarebbe stato meglio essere qui a parlare di una partita giocata, di aver parlato, che ne so, tipo come era stato a Pordenone, Traversa, sì, occasioni, sì, sì. Allora uno dice c'è un po' di dose di fortuna, comunque hai creato e non sei stato bravo a concretizzare. Oppure Ivan, può essere anche rinunciatario, un po' il senso della domanda che ho rivolto a Bocchetti, puoi anche essere rinunciatario, ma devi giocare col sangue agli occhi. Assolutamente. Cioè, non puoi... Oggi il primo tempo, i primi 30 minuti, ragazzi, non c'è, la fase di non possesso è un disastro. Sì, assolutamente, è vero. Cioè, eppure avevi una mediana di sostanza, non avevi una mediana, voglio dire, leggera o di qualità. Cioè, hai fatto anche delle scelte conservative. È quello che non, io sinceramente non riesco a capacitarmi proprio di come si possa aver subito tanto nei primi 30-35 minuti. Secondo voi perché? Massimo, il perché è difficile da dire. Cioè, loro liberavano sempre un giocatore, ragazzi. Vicenza era più organizzato, ha preparato la partita nel modo giusto, perché fraseggiava bene con i tre quarti e le due punte, riusciva a trovare sempre spazio. E la scelta di Memu Play forse in questo momento era obbligata, viste le sue condizioni fisiche, che fa fatica a coprire campo da mezz'ala, però
D'altra parte ha fatto fatica pure a scalare quando Giacomelli, perché spesso e volentieri gli prendeva palla vicino o anche alle spalle, faceva fatica a seguirlo a livello tattico, perché poi Busellato ed Essena non possono marcare un tre quarti perché sicuramente corrono in avanti. Rigoni si è fatto trovare pronto. A me è piaciuto anche Lanzafame il primo tempo, devo dire la verità, sì, un giocatore che era fuori dall'Italia da un po', che molti davano su via del Tremonto, invece in questa Serie B la fa con la sigaretta, come si suol dire. Forse la fa anche Ivan la Serie B con la sigaretta ancora. Una volta. Io no, perché ho la pancia, però. Ma io non fumo, non ho mai fumato. No, dico per dire, ha fatto bene. Giacomelli è un giocatore che ha dato comunque profondità, ha fatto salire la squadra e il Pescara. Anche nei cambi devo dire che Di Carlo è stato bravo. Ha inserito una linea, che non è un giocatore importante. L'ha fatto 4-4-2, insomma, 4-2-4. Pescara l'ha presa poco, per quello che ha fatto fatica a fare la partita, perché la palla ce l'avevano sempre gli altri. Ecco, se devo giusto per parlare, per ampliare un po' il discorso, tanto ormai la partita è finita. Come no? E poi, come quando guardo, io quando guardo spesso la televisione, guardo i vari canali, no? Dove ci sono i commentatori, io dico, e fare il commentatore è un po' diventato il lavoro, tra virgolette, chiamiamolo lavoro più bello che c'è, perché sei dietro seduto e tutto quello che dici, dovevano fare così, dovevano fare cos'ha. È facile. Quello che devo dire, parlando proprio dell'aspetto tecnico-tattico della partita, nel secondo tempo il fatto Mimmo Di Carlo ha avuto un'ottima lettura, secondo me, perché aveva capito che le uniche azioni pericolose, i pericoli li poteva eventualmente subire sugli esterni, perché giocando a 5 con l'ampiezza facevano fatica con il loro centrocampo a rombo a coprirlo, si è messo a 4, esatto, con 4-4, e quella è stata una lettura secondo me importante dell'allenatore. Certo. Da parte sua, secondo il mio punto di vista, Grassadonia, nel momento in cui per sfortuna, per errori, passi in svantaggio, doveva cambiare subito. Devi usare. Io non avrei attuato quei cambi o quel sistema di gioco, visto che loro si sono messi a 4 e in mezzo al campo avevano i due giocatori, sarei tornato io a giocare magari con un trequartista, avrei inserito o Vokic o Machin dietro le due punte. Giannetti era stravolto, perché magari non avevi 90 minuti, magari inserivi Galano e magari potevi cercare di trovare in mezzo al campo un po', sai, nel fraseggio la giocata individuale. Tu dici 4-3-1-2, giusto per io parlare. Io sarei tornato a fare quello, perché comunque sull'ampiezza, io poi dopo Galano ha giocato, si è messo a fare all'esterno, poi negli ultimi minuti è entrato anche Vochi, insomma poi dopo ha cercato giustamente di mettere più giocatori possibili, ma non è detto che con tanti giocatori davanti più riesci a attaccare chiaro. Meglio, quindi sono questa d'accordo. È l'unica cosa, però vabbè. Assolutamente, noi sempre seduti, come dicevi tu giustamente, facile, la premessa è d'obbligo, è sempre più facile, per voi meno, perché nel senso che voi avete giocato a calcio, quindi è chiaro che certe letture le capite subito. Allora, facciamo così, andiamo in pubblicità e poi l'ultima parte della trasmissione, restate con noi. Eccoci qui, 17:20, stavamo parlando di Coda che oggi ha segnato altri 2 gol, 19 gol in campionato. Tu l'hai conosciuto a Benevento? A Benevento, sì. Credo campionato che 2018-2019. Uno degli attaccanti, vabbè, nella mia breve esperienza di questi 2 anni, Serie B, da allenatore. A proposito, stai acquisendo il patentino UEFA B. Scusami, no, non ho detto pure un'altra. Hai ragione. Mi vuoi declassare? No, UEFA per allenare fino alla Serie C? Sì, con UEFA è la possibilità, poi dopo allenare è un parolone. Diciamo che il patentino l'abbiamo preso, ora abbiamo da fare l'esame, poi allenare è un'altra cosa. Ormai è prossimo. Sì. Quindi ci siamo. Ci possiamo chiamare mister. Su cosa la farai la tesi, mister? Raccontaci la tua tesi. No, ma nel corso UEFA non ci sarà una tesi. Eventualmente la tesi c'è nel corso finale. Ma ricordiamo che sei anche direttore sportivo. Questo l'ho fatto, ho provato 10 anni fa, le sto provando tutte. Scherzi a parte, sì, dai, ora è quello che mi piace di più, è quello di stare sul campo in questi 2 anni con Christian Bucchi. Mi ha dato la possibilità di lavorare con lui, ho capito che è la cosa che mi fa battere un po' di più cuore, quindi mi piacerebbe. Ora sto. E Coda, mi dicevi? Massimo Coda, dicevo, sia in questi anni da allenatore e comunque anche nella mia esperienza calcistica, io un attaccante così forte faccio fatica a ricordarlo. Vabbè, in Serie B è un top player assoluto, e io, siccome è un ragazzo eccezionale, paradossalmente a lui manca quello
che è un po' il sangue dello scugnizzo napoletano, perché lui è napoletano, ma non è quel napoletano scugnizzo. È atipico. È atipico. È un ragazzo che se lui avesse un po' di cazzino, diciamo di cazzino, come ha detto Fabio, in più lui per me è un giocatore che la Serie A la può fare tranquillamente. Ma tranquillamente. Tra l'altro ha 32 anni, credo, 33, deve compiere ancora perché è un 88. Sì, poi sa far giocare bene la squadra, oltre a fare gol, è proprio forte. Sta facendo un grandissimo torneo, altra doppietta, sta segnando a ripetizione ogni settimana, 19 se non vado errato i centri in questa stagione per coda, che aveva giocato, questo lo ricordo, con la Padula nel Nova Gorica nel 2013-2014, erano entrambi di proprietà del Parma, in prestito al Nova Gorica, Serie A slovena, quando il Parma, vi ricordate, no? La dava Padula tutti volevo nominare, infatti, quando Ivan ha detto che ha avuto la fortuna di allenare coda tra i grandi attaccanti che è. E mi ricordo un po' la Padula per caratteristiche, è più tecnico, è un po' più tecnico, la Padula è un po' più, è un po' più di gamba, un po' più, ha più forza, però sono due attaccanti che determinano assolutamente. Entrambi siete stati allenati, visto che abbiamo qualche minuto, facciamo una rapida digressione, dal maestro Zeman, prima l'hai citato, perché avete giocato insieme nell'Avellino. Sì, no? Prima volevo fare una battuta, infatti, quando 2003-2004, quando tu hai detto che Zanetti è stato bravo nel cambiare, nel adattarsi ai giocatori che ha a disposizione, Ivan ha detto che è un grandissimo pregio per un allenatore moderno. Stavo dicendo pure il Boemo si adatterebbe ai giocatori. No, no, vabbè, ma no, quella è la sua filosofia. Per raccontare un aneddoto, eravamo a una cena in un ritiro e io mi sedevo spesso vicino a Ivan, a Giovanni Stroppa, e Giovanni gli disse: mister, ma se allenassi il Milan, Kakà, dove lo faresti giocare? Solo esterno sinistro giocherebbe. Cioè non è che cambiava, è chiaro, moto 4-3-3 sempre, sì, comunque. E invece io aggiungo che mi raccontò che quando lui doveva andare alla Roma, quando ha allenato la Roma, no? E c'era la prima o la seconda volta? La prima, credo la prima volta, che c'era la possibilità di prendere Rivaldo. Lui a Rivaldo come ha fatto a fare la mezzala sinistra. Ah, caspita. Ai tempi invece io per dire, no? Vabbè, comunque lo fece qua con Marco, cioè con Verratti, l'ha messo lui davanti alla difesa, perché Verratti mai non ci pensava mai minimamente di poter giocare in quel ruolo. Vabbè, lui quelle erano le sue letture, così come fece con Cassetti a Lecce, che Cassetti mi raccontarono, perché avevo degli amici che giocavano di Lecce quell'anno, che in ritiro nella prima amichevole discutivano un pochettino, perché Cassetti nella formazione terzino destro, lui Cassetti ha giocato, ma a fine primo tempo, quando poi ha fatto i cambi, Cassetti ha mister, ma io non voglio fare il terzino, e lui col suo tono di voce ha detto: tu non vuoi giocare terzino destro, per me terzino destro, tu arrivi in nazionale. E così è stato. E così è stato, perché poi alla Roma ha giocato terzino destro, è arrivato in qualcosa ci vedeva lungo, poi dopo aveva i suoi anche magari i suoi eccessi, no? Quello di non comunque ha detto una cosa, è tornato a parlare oggi sul Corriere dello Sport, ha dichiarato testualmente: Zeman, il calcio italiano è indietro rispetto al calcio estero, sia dal punto di vista fisico, soprattutto tecnico e tattico, ma soprattutto dal punto di vista atletico fisico, si lavora poco. Ho letto in anche Italia. Io, sì, ho letto. Ha ragione. Parlo di questo, ha fatto i complimenti che l'unico calcio che gli piace è quello che propone Gasperini, perché è qualcosa di nuovo, quello di italiano perché ama rischiare, come un po' era lui, e quindi per vincere devi comunque rischiare, al di là del fatto della salvezza. Sì, vabbè, non mi meravigliano le sue. Ma si vede poi la differenza di intensità di calcio rispetto al calcio italiano? Il calcio estero, in Inghilterra soprattutto, c'è una differenza proprio sostanziale, soprattutto sul piano del ritmo e dell'intensità. Se hai ritmo e intensità significa che devi mettere benzina nel motore, Massimo, devi avere la gamba, se no non puoi avere ritmo e intensità. La controprova di quello che stiamo dicendo ce l'abbiamo con i risultati in Europa. Io credo che l'Atalanta sia stata penalizzata dall'espulsione della partita di andata. Questo sì. Altrimenti, Freuler. Altrimenti la partita se la sarebbe giocata diversamente nei 180 minuti. Ed è l'unica squadra che forse in Italia gioca un calcio europeo. Perché le altre, le altre fanno un calcio un po' sorpassato, un po' sotto ritmo. E senza ritmo a certi livelli, la Juve stessa, al di là dei giocatori che secondo me è rosa, qualcuno che non è da Juve quest'anno, però in generale l'Italia gioca un calcio a ritmi un po' più bassi. Siamo indietro, dai. Sì, come siamo strutture, indietro. Come tutto. Assolutamente, assolutamente. Benissimo, abbiamo chiuso. Bene. Per questa puntata.
ci torni a trovare, sì, non è che... Io gli lascio la sedia, anche se a paddle è lui che mi fa adesso da gregario. Stiamo diventando una coppia... Ah sì? Stiamo diventando fastidiosi a paddle. E mi dovete invitare qualche volta. Sì, siamo forti, Max. Però. Stiamo diventando, sai, perché è un mancino e un destro. Io sono mancino di mano e destro di piede. Quindi sei imprevedibile proprio. Anche. Esatto. Però lo sei stato sempre in campo, insomma. Siamo fastidiosi. Grazie Ivan, è stato un piacere. Grazie davvero. A voi. Grazie a Ivan Tisci, grazie a Fabio Ferrarese. Un saluto alla nostra regia, capitanata da Danilo Cinquino e Andrea Di Fabio. Un saluto a tutti. Ci rivediamo per quanto riguarda Terzo Tempo Live il 2 aprile, post Pescara Pisa, inizio ore 17. Domani ci saremo come sempre per la domenica sportiva a partire dalle 21 e lunedì solo calcio. Grazie e buona serata.